Sera del 9 ottobre, 60 anni fa, dal Monte Toc si stacca una famosa frana, 260 milioni di cubi di roccia, accelera da 0 a 90 km all'ora in pochi secondi, più veloce di Usain Bolt. Piomba nel serbatoio dietro la diga del Vajont, solleva l'acqua che stava dentro, l'acqua forma una colonna. Davanti c'è il paese di Casso, è 230 metri sopra il livello del lago. Ma l'acqua lo sormonta e lo bombarda. Cascano massi e acqua da sopra, sul tetto delle case, sfondano le soffitte. Ma il paese non ha vittime. Si spezza quell'onda. Metà corre lungo le sponde del lago. C'è il paese di Erto lì vicino. Erto si salva perché c'è uno spuntone di collina che devia l'onda. E l'onda ritorna verso il lago a spazzar via le frazioni che stavano sulle rive del lago. Il rumore, diranno i sospersiti. Il rumore. Anche Tina aveva il sasso, la dosolina, dentro. Lei è quella del Vajont, la giornalista Tina Merlin, che scrive: ho seguito le vicissitudini, le resistenze, le paure dei montanari di Erto contro la Sade. Non per impedire di costruire il grande bacino idroelettrico del Vajont, ma per impedirle di compiere un delitto. La Sade sapeva da tempo che la valle del Vajont non era adatta a reggere la pressione di 160 milioni di metri cubi d'acqua. È per questo che da subito qualche giornale scrive: è stato un assassinio! È stato un assassinio! Vabbè, ma sono le solite polemiche. 20 anni dopo è il momento peggiore. Le polemiche sono finite e del Vajont non pare ricordarsi più nessuno. Sono ancora in corso i processi che si trascinano all'infinito. Le comunità smembrate, le polemiche tra loro, i litigi. Il momento peggiore, e la Merlin scrive il libro. Come si costruisce una catastrofe? Sulla pelle viva. Adesso sul Vajont, su YouTube, è pieno di video. C'è stato il teatro, c'è stato il cinema, ci sono le animazioni 3D con la caduta della frana. Il Vajont è la frana più studiata del mondo. Le Nazioni Unite l'hanno inserita tra i 4 avvenimenti più significativi sulle responsabilità umane nelle catastrofi. E allora, che senso ha parlarne ancora? Perché il libro della Tina è diverso dagli altri, perché è un pugno nello stomaco, è un pugno partigiano. Tina non racconta la storia della povera Longarone, ma degli altri due paesi che stavano sopra la diga, Erto e Casso. E non la fa cominciare quando cade la frana, ma prima. Quanto vale un metro cubo d'acqua? Quanto vale un metro cubo d'acqua? Dobbiamo metterci d'accordo. I segni della tragedia che ci sta arrivando addosso, di un mondo senza acqua, ci sono tutti. Non si può pensare di gestire le cose come in un laboratorio. Non è solo questione di tecnica. Serve diligenza. Serve non sottovalutare i segni. Quanti mondi sono stati spazzati via nell'arco di questa storia? E non solo dalla frana. Quante visioni del mondo si sono sostituite in fretta? Siamo così sicuri che quella che c'è ora sia durevole? Non so mai a questo punto come finire la storia, ma raccontarla oggi in qualche modo non deve servire a consolarci, ma a ribellarci. A ribellarci.